24 agosto 2017, siamo in compagnia di Pierpaolo Segneri, scrittore e anche professore che conosciamo da lungo tempo. Siamo in una fase quasi di previgilia dell'apertura del nuovo anno scolastico e parliamo appunto di scuola. Ricordando che su Libri TV con Pierpaolo Segneri già ne abbiamo parlato in un'intervista che ha avuto molta fortuna. In quel caso Pierpaolo appunto espresse alcune considerazioni e commenti il periodo del concorso per la docenza nella scuola italiana per entrare di ruolo. Ecco, Pierpaolo, a questa diciamo previgilia quasi dell'anno scolastico, di questo nuovo anno scolastico, ci sono alcune diciamo notizie, commenti, alcune preoccupazioni, peraltro anche alcune preoccupazioni su fatti contingenti, per esempio l'edilizia scolastica, insomma. Che cosa ci dici? Anzitutto volevo ringraziare tutti i telespettatori di Liberi.tv e tutti coloro che hanno seguito l'intervista che avevamo fatto a maggio proprio sul concorso. Il concorso è andato bene, nel senso che poi ho superato anche l'orale, quindi sono vincitore di concorso, aspetterò il momento per entrare di ruolo. Quello che mi preme stavolta è, sappiamo quanti siano i problemi che riguardano la scuola, i temi sono tantissimi. Oggi vorrei però, proprio come urgenza, spiegare un attimo, secondo me, qual è il fulcro della questione nella ripresa della scuola, cioè quello che è legato agli insegnanti. Siccome si parla molto degli insegnanti in tutti i modi, spesso anche in senso negativo da parte di svariate categorie che vedono negli insegnanti quasi degli scansafatiche, eccetera, vorrei proprio per questo motivo dire, personalmente anche da docente potrei parlare e criticare i miei colleghi o la categoria degli insegnanti per settimane intere senza ripetermi mai, ma quello che invece secondo me va detto chiaramente è che bisognerebbe prima di tutto nella scuola italiana restituire autorevolezza ai professori. Che cosa significa? Significa che cose come quelle che sono accadute a Latina qualche tempo fa, proprio per l'assegnazione delle cattedre per i vincitori di concorso e quindi per l'ingresso in ruolo nella scuola, sia per le medie che per le superiori, per quanto riguarda insegnanti di lettere, non deve più accadere. Che cosa è successo? Nessuno, diciamo, ha dei grandi mass media, soprattutto la televisione, ha dato notizia di questo, che secondo me invece è grave, per farvi capire quanto invece siano troppo spesso maltrattati, bistrattati senza ragione i professori, che dovrebbero essere invece la punta di diamante della nostra società, una società che guarda al futuro, che spera di costruire qualcosa di migliore per il futuro, vede sicuramente nell'istruzione, nella formazione, nella scuola, nell'università, l'elemento proprio di frontiera, quasi l'avanzare di una società che cresce. E invece da noi pare che in Italia i professori siano considerati quasi con fastidio. Tant'è vero che spesso e volentieri vengono umiliati, a volte vengono umiliati dagli studenti, a volte dai genitori, ma anche dalle istituzioni. A Latina hanno fatto queste convocazioni per quanto riguarda proprio la classe di concorso di lettere e i miei colleghi che avevano avuto proprio la convocazione la mattina alle ore 10, qualcuno è arrivato anche in anticipo, quindi già alle 9. Ebbene, voi sapete quando hanno terminato di fare queste convocazioni? Anzitutto sono andate avanti ininterrottamente, quindi anche i funzionari che hanno dovuto svolgere questa attività operativa di assegnazione di cattedre, quindi chi manualmente, fisicamente, anche con il computer ha dovuto gestire tutto questo, è andata avanti ininterrottamente, uno direbbe ma fino alle 8 di sera, no? Oppure fino alle 9 qualcuno avrà finito alle 10, no, io vi assicuro, io non ero presente ma le testimonianze che ho raccolto sono molteplici, che l'ultima persona che ha terminato questo percorso di assegnazione della cattedra
ha finito la mattina dopo alle ore 6, cioè dalle 9:10 di mattina hanno terminato alle ore 6, con il caldo, perché era agosto, con le giornate che erano di fuoco, a Latina faceva più caldo forse che nelle altre parti, con situazioni incredibili, con professoresse che erano incinta, qualcuno aveva bambini piccoli, qualcuno doveva allattare, è stato, mi hanno raccontato, qualcosa di atroce. I docenti hanno necessità di essere rispettati per quello che valgono e per quello che svolgono, come funzione e come ruolo. Non, se l'istituzione umilia i propri docenti, li rende quasi in una condizione di mortificazione, e beh, allora che cosa ci aspettiamo? Che poi la società faccia l'applauso? A me questa cosa non sta bene, perché? Perché se si toglie l'autorevolezza agli insegnanti, quando si entra in classe, viene meno qualsiasi tipo di attività che si possa svolgere, didattica o di approfondimento o di qualsiasi altro genere. Se l'insegnante non ha l'autorevolezza, non ha la possibilità di svolgere il proprio lavoro. Quindi una vera riforma, secondo me, dovrebbe essere proprio rivoluzionaria e deve partire dalla volontà delle istituzioni anzitutto di investire nella scuola e nell'università. Se non c'è la volontà di investire, significa magari umiliare anche dal punto di vista degli stipendi, spesso i professori che guadagnano meno magari di un operaio specializzato. Quindi se noi come insegnanti dobbiamo subire questa mortificazione non solo economica ma anche sociale, la scuola non potrà mai più riprendersi. Ovvio che non tutti i professori sono delle eccellenze, come in tutte le categorie ci saranno quelli più bravi, quelli meno bravi, eccetera, ma questo succede dappertutto, in tutti i lavori, in tutte le professioni. Quello che invece non possiamo permetterci è di mortificare, umiliare i docenti, che poi invece sono quelli che si spendono giorno dopo giorno perché la scuola funzioni, insieme ai dirigenti scolastici, tanti segretari, coordinatori, eccetera, anche personale scolastico, che con la propria attività, con il proprio sacrificio, permette alla scuola di andare avanti nel migliore dei modi. Ma se non si rivoluziona questo, se non si restituisce autorevolezza ai docenti, ai professori, agli insegnanti, e che significa che poi il professore, quando entra in classe, se la deve conquistare l'autorevolezza, ovvio. Cioè l'autorevolezza non è una cosa che uno ti assegna e che uno può darsi da solo, è sempre qualcosa che poi ti viene data rispetto a quello che tu dimostri di saper fare, di come lo sai fare, di come porti avanti il tuo impegno all'interno di un'attività, in questo caso scolastica. Quindi l'autorevolezza poi va conquistata, ma che si parta già a priori, che il professore è uno sfigato, che quando arriva in classe, siccome guadagna poco, viene considerato una persona che nella vita mi sa che non è andata tanto bene, quando invece dovrebbe essere considerato un riferimento proprio per la rinascita del nostro paese, che ha bisogno, no, di un rilancio dopo questa lunga crisi anche economica che dal 2008 va avanti. Se non investiamo sulla scuola, sull'università, vuol dire che vogliamo dimenticarci il futuro. E il perno per risorgere è sicuramente la qualità. E la qualità non si può misurare come la quantità. La qualità va incrementata con una capacità di essere più attenti come istituzioni alla scuola. E quindi dare manforte ai professori. Persone che io conosco, a parte che quelli che tutti gli insegnanti che hanno la prima ora si svegliano alle 6 di mattina, ma tanti sono gli insegnanti che vengono da fuori città, che fanno i pendolari, che si svegliano alle 4 di mattina, che tutti i giorni comunque, al di là delle ore scolastiche, devono dedicare il loro tempo, il loro impegno alla preparazione di tutto quello che riguarda l'attività scolastica e didattica. È un lavoro veramente, se fatto bene, difficile, impegnativo, che assorbe tanta energia e assorbe tanto tempo, eh? E quindi si parla infatti di burnout, no? Burnout, cioè
questa difficoltà a volte di affrontare la situazione scolastica, che può essere anche frustrante a volte. E se noi non diamo questa importanza agli insegnanti, anche le persone di qualità che potrebbero essere docenti, che potrebbero pensare di svolgere questa attività, non lo fanno perché economicamente non conviene. Se io sono uno bravo, magari vado a fare un'altra cosa, sul punto di vista sociale non conviene. E allora qual è l'incentivo di portare le persone di qualità a scegliere l'insegnamento invece che un'altra cosa? Se non c'è questa consapevolezza da parte dell'istituzione, ma essere una consapevolezza forte, che dia man forte agli insegnanti che danno la loro vita, no? Affinché la scuola sia vita, allora la scuola diventa tutt'altra cosa, e quello che rischia di diventare l'abbiamo oggi davanti a noi, sotto i nostri occhi. Perché ha i figli a scuola, per chi ci lavora e anche per chi è fuori dalla scuola e poi magari si ritrova a fare colloqui con dei ragazzi che vengono comunque da una realtà scolastica in cui, non essendoci stati quegli insegnanti socialmente riconosciuti nella loro autorevolezza, finiscono poi per non avere scoperto con questi studenti le loro qualità e quindi di poterle poi donare nella loro vita professionale, quindi a tutti quanti. La scuola è vita, quindi diamo vita ad una nuova scuola. Perfetto, grazie per Paolo. Volevo soltanto aggiungere una cosa, diciamo, a chiosa di questo discorso, che penso da tanto tempo me l'hai fatta venire in mente e volevo appunto metterla a chiusura di questa intervista. Noi italiani siamo un po' appassionati, non dico di araldica, ma insomma di certi rapporti un po' medievali nel considerare le persone, spesso in base al loro, diciamo, titolo, al loro lavoro, alla loro professione. E qui in Italia abbiamo sempre avuto una certa venerazione per il professore, ma il professore universitario. Mentre invece io ritengo che, proprio nella finalità che tu prima stavi dicendo, che è reale, quella lì del forgiare nuovi cittadini, nuove generazioni, beh, sicuramente nell'individuo ha più presa l'insegnante fin dal maestro elementare, poi il professore di scuola media, poi il professore di liceo, cioè proprio nel momento, i professori che agiscono nel momento formativo dell'individuo. Oltretutto c'è una possibilità, come sappiamo, di contatto umano sulla persona molto maggiore che nell'ambito universitario, dove poi ovviamente si sfoggiano chiaramente conoscenze e si è avviati a un percorso, insomma, in qualche modo di maturazione della persona che si avvia a una conclusione con una formazione anche culturale, diciamo, che è indirizzata anche a una professione. Però l'individuo contribuisce con la famiglia a completare il professore, contribuisce il professore di liceo, il professore di scuola media e anche, secondo me, il maestro. Tanto è vero che, tu sai, io sono un grande appassionato di Leonardo Sciascia. Beh, Leonardo Sciascia era maestro elementare, però all'epoca il maestro elementare, certo, era una figura importante. Invece oggi la maestra e i maestri sono considerati quasi il sottoproletariato di questa società, no? E prima invece la figura anche solo del maestro elementare era una figura di una autorevolezza riconosciuta. Ecco, questo non c'è più. Anche gli insegnanti, i professori delle scuole medie, stessa cosa. Certo. Se non si recupera questo, ovviamente l'impegno deve essere anzitutto dei docenti, ma io questo impegno tra molti, non dico tutti, però tra molti professori io lo vedo. Ma sono anche le istituzioni che devono dire: noi crediamo in questi professori, vogliamo questo tipo di professore, siamo disposti anche a puntare su questo cambiamento importante, e che poi non si venga a scoprire che questi insegnanti sono soltanto dei scansafatiche, insomma, perché altrimenti sembra che ci siano sempre le vacanze, che una vita proprio da, no, quasi che vivessero nelle spa, e invece non è così. E per fare in modo che le cose cambino bisogna avere
da parte delle istituzioni la giusta considerazione, e anche perché il punto centrale secondo me è proprio quello di poter avere diciamo la possibilità concreta di attuare quello che è previsto dalla Costituzione, cioè che la libertà di insegnamento è un principio costituzionale. Invece si sta andando verso la tendenza, dopo aver cercato di omologare tutti gli studenti attraverso la scuola, di standardizzarli rispetto a dei criteri, le griglie valutative, che non so, ogni cosa corrisponde a un voto rispetto a un giudizio che è già prevenuto rispetto a, insomma, tutte cose burocratiche, nozionistiche, no. Questa standardizzazione degli studenti non va bene. Figuriamoci la standardizzazione degli insegnanti. La cosa bella degli insegnanti è che, a parte che insegnano anche discipline diverse, l'inglese, la matematica, francese, italiano, storia, ma anche il metodo è diverso, e questa è una ricchezza. Non è che possiamo dire a tutti i docenti, a quelli di italiano, di matematica, devono sapere l'inglese, tutti devono sapere usare perfettamente internet e l'informatica, ma non è quello che cambierà la scuola. Per fare quello che serve, anche a livello tecnologico, basta un assistente di laboratorio che lo faccia. Per quanto riguarda l'inglese, se già l'insegnante d'inglese, io che insegno italiano, posso fare una lezione in compresenza con l'insegnante d'inglese parlando di Shakespeare insieme, ma non è che io che insegno italiano debba sapere per forza l'inglese, no? O quello di matematica. Io potrei, come insegnante di storia, potrei fare una bella lezione insieme al professore di matematica, magari sulla storia della matematica. Quindi non è questo il problema. Non è sulla conoscenza dell'inglese, della tecnologia, dell'informatica standardizzata addosso all'insegnante che noi avremo insegnanti migliori. Non è quello il cambiamento, è proprio nella diversità, che ci sarà il professore che è più portato ad avere un certo tipo di metodo e di approccio, un altro invece che magari ama scrivere e quindi si concentra di più su quella scrittura, qualcuno che è più severo, qualcuno che è più sensibile. Ma questa varietà rende possibile questa libertà di insegnamento. Se noi ci standardizziamo non avremo una scuola migliore, non avremo insegnanti migliori. Grazie per le parole, signore.